C'è un ritorno in centro storico nella richiesta di nuove case. Anche le coppie giovani guardano al cuore della nostra città. Una nuova tendenza che emerge dalla giornata di Open House, organizzata oggi da Editoriale Libertà, per permettere ai piacentini di conoscere liberamente le case in vendita sul nostro territorio. È un ritorno al centro storico rispetto ad anni fa in cui magari la gente andava anche un pochino più fuori. È sempre un ottimo investimento il centro. C'è chi lo ama molto, chi invece lo rifugge un po' per le insomma, comodità magari attrattive della periferia o comunque delle zone un pochino più comode per parcheggi e servizi, però io personalmente lo amo molto e insomma vedo che qualcuno ancora, anzi direi una buona parte ancora a seguito. Oggi, grazie a Open House, numerosi immobili sono stati messi a disposizione di chiunque per visite senza appuntamento con il supporto di un professionista. Un periodo in cui ci sono forti richieste e si mantengono costanti, fortunatamente, dopo un certo periodo di stasi. Il Covid ha trasformato anche le richieste immobiliari. Ora la gente vuole ampi spazi esterni, giardini e terrazzi vivibili al meglio. Dall'oggi al domani, infatti, le mura domestiche si sono trovate ad accogliere uffici in smart working, aule scolastiche in didattica a distanza o palestre fai da te in salotto. Nuove abitudini che, nel bene o nel male, sono entrate nella quotidianità delle persone. Abbiamo puntato su immobili in città, praticamente di media fascia, in modo tale da... e più che altro anche vicino al centro soprattutto. Interesse ce n'è, soprattutto produttivo per chi si è un po' costruito il suo percorso magari vedendo per zone insomma una casa o l'altra da visitare, cosa che mi è appena capitata insomma con due che stanno procedendo col loro tour. Un'iniziativa, quella di Open House, giunta alla 7ª edizione nella cornice del portale online abitarepiacenza.it, che raccoglie le migliori proposte di nuovi acquisti in città e provincia.